Il dottor Danilo Susi ha scelto ancora una volta la sua città Termoli per venire a presentare un suo nuovo lavoro letterario, un libro, insomma, che forse festeggia il 25esimo anno di attività di dottori fotografi, medici fotografi. Allora, bene, bentornato nella sua città Termoli, che l'apprezza sempre per quello che ha dato, per quello che ha fatto e per quello che farà ancora. Sappiamo che lei la sua passione non l'ha mai abbandonata, perché lei è sempre stato uno che appena smetteva il camice da dottore, prendeva, imbracciava quello della macchinetta fotografica e se ne andava a fotografare tutto quello che c'era da fotografare, la sua passione forse primaria dopo il lavoro. Allora, dottore, ci racconti un attimo di questo nuovo libro che festeggia i 25 anni di attività, diciamo, come fotografo, medico fotografo e medici fotografi. Ok, grazie. Dunque, effettivamente ho voluto fortemente che fosse anche presentato questo libro qui alla città di Termoli per un motivo semplicissimo, perché l'Associazione Medici Fotografi Italiani, che la cui sigla è AMFI, è nata proprio a Termoli il 1 ottobre 1994 e quindi quest'anno stiamo festeggiando i 25 anni di attività. Le nozze d'argento, insomma. Le nozze Le d'argento. nozze d'argento. E infatti la monografia si intitola AMFI 25. Questa ha una doppia valenza, una tecnica, diciamo, nel campo fotografico, perché fa parte di una collana. Una collana che si chiama Monografie della FIAF, cioè Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. E perché ho voluto che fosse edita dalla FIAF? Perché già il nostro primo volume, cioè di quando è stata istituita questa associazione, è stato edito dalla FIAF. E quindi praticamente, infatti, quella è la monografia numero 5, mentre questa è la 100, è la 101. Sono passati veramente 25 anni. E c'è tutta la storia, diciamo, dei nostri 25 anni. E se vuoi riprendere qua questa che è la dedica che ho fatto, nel credere in ciò che si fa, come i medici che credono di fare i fotografi. Questo credere non è un po' eufemistico, nel senso che vogliono fare i fotografi, nel senso che abbiamo dei medici che veramente sono anche molto bravi tecnicamente. Tanto è vero che nel nostro statuto abbiamo proprio questo, cioè dire che non sono fotografie tecniche nelle varie branche specialistiche della medicina, ma sono fotografie che spaziano in generale sulla vita. E l'articolo 3, che io poi presenterò e dirò, effettivamente è l'articolo 3, sempre del nostro statuto, è stato quello di divulgare l'ars medica e l'ars fotografica, che sembrerebbero tanto distanti, ma invece sono abbastanza vicini. Ora, Termoli è un po' la penultima tappa quest'anno. La prima l'abbiamo fatta, la presentazione è stata fatta a Napoli durante proprio il congresso della federazione, poi l'abbiamo fatta all'ENPAM, che è il nostro ente previdenziale nella nuova sede a Roma in ottobre. È stata presentato anche a Catania, all'Istituto delle Belle Arti di Catania, perché un nostro socio fa parte delle Belle Arti, dell'Accademia delle Belle Arti. A Pescara, durante un convegno nazionale che si fa periodicamente con la Ternum Fotografico, e andrà a Genova anche a fine mese. Quindi sono 25 anni di attività. Queste sono le cose, diciamo, principali. Abbiamo il banner fuori che adesso si sta proiettando, siamo oltre più di 50 medici ormai in tutta Italia e praticamente siamo un po' tutte. Quasi tutte le regioni sono state Quindi un coperte. giro d'Italia Sì, fotografico un che giro d'Italia. E racconta. tra l'altro posso preannunciare quello che un nostro socio, il dottor Ameli di Genova, sta preparando: un'Italia in salute, si Ah, intitola, che sarà perfetto. una mostra Bellissimo. fotografica ulteriormente, Beh, certo. che sarà itinerante e sarà presentata a Genova alla fine della Naturalmente fine del l'auspicio è che questa Italia sia davvero in Noi ce lo spieghiamo, nel salute. senso che la gente non sta male così stia in salute. Appunto, nel senso. E questo è quanto. Bene, questo è un libro che adesso presentiamo qui nella sala, diciamo, consigliare di Termoli. Quali sono le fotografie a cui lei è più legato, professor, dottor Da Susi? Ma questi, se vuoi, possiamo Sì, fare una tanto lei lo sa. carrellata dei soci. Ecco. Bellissimo.
queste sono qui il dottor Angelillo, questo è proprio il dottor Ameli di Genova. È il dottore dell'Italia in Salute? Sì, Italia in Salute. Perfetto. Questo è di Aosta, e invece il dottor Barberani è di Terni, quindi come vedete abbiamo un po' tutte, qua ancora siamo di a Genova. Cosa c'è? Di suo cosa c'è? Di mio c'è un po' più in qua, questo abbiamo un medico che è appassionato di foto naturalistiche. Bello. Sembrano quasi dei quadri anche. Beh sì, insomma, anche con i bianchi e i neri, ma possiamo fare così una cosa. Sì, se volete la mia un po' più in qua. Vogliamo la sua, senz'altro. La mia dove... questa è anche molto simpatica. Bella. Abbiamo anche cercato graficamente di fare un accostamento di colori. Vedete, questo è un medico di Rieti che fa il sub. Ed ecco la mia, che l'ho presentata qui a Termoli. È la creazione, l'ho inventata. Questo è stato fatto tanti anni fa. Presidente. Buonasera. Tanti anni fa, in uno spettacolo fatto da Luca Ciarla, che è un termolese molto bravo, che fa violino, e furono proiettate delle mie fotografie e c'era questa ballerina, e quindi io l'ho intitolata La Creazione. E poi questa ultima, che è Insiemi, in una serie che abbiamo di queste fotografie, io e il dottor, un dottore di Napoli, e Angelillo, e fotografiamo prendendo il colore, diciamo, no? Abbiamo messo queste un mix di insiemi che fa comunque bello anche a vedersi. Certo. Questo è il nostro nuovo logo, eccolo qua. E ormai da quattro anni a questa parte siamo, anche più, scusate, da 6 anni a questa parte, come EMPAM abbiamo usciamo sempre nella rivista dell'EMPAM. Qui poi c'è un grosso ricordo dei 15 anni, e poi mi fa piacere, dato che ci siamo, nel 2000, quando facemmo qui a Termoli il Fototermoli 2000, il congresso nazionale, il primo e ultimo finora mai stato fatto nel Molise, un congresso della FIAF nazionale, e qua ricorderemo questa sera Rocco Antonio Rosati, che era stato anche il nostro segretario. Certamente. Del gruppo fotografico. Beh, questo è bello. Qua. Bene, allora, Danilo Susi, noi aspettiamo con ansia che cominci la serata, l'abbiamo rapita i suoi ospiti, però ne valeva la pena perché ci ha raccontato in forma sintetica questi 25 anni di medici in foto. Grazie. Grazie a lei, buon lavoro e anche in bocca al lupo per il libro. Grazie.